Non riesco a contattare nessuno. Come faccio ad aiutarli? Non posso restare qui senza fare niente. Senza pensa, Futaba, pensa. Chi è là? Sakura! Sakura, grazie al cielo stai bene. Zenkichi! Dove sono gli altri? Ce l'hanno fatta! Stai bene, sono così felice! Ehi, calmati, certo che sto bene. Dov'è il resto della marmaglia? Stanno tutti bene? Nessuno di loro! Sono stati catturati! Catturati? Dalla polizia? No, da Akane! Akane? Che c'entra mia figlia in tutto questo? Ascolta, devi raccontarmi tutto! E l'hanno resa monarca! Akane ha una prigione? Stai dicendo che è un monarca? Ma è pazzesco, sento a credere alle mie orecchie. Ti hanno maltrattato mentre eri in arresto, Zenkichi? Ah, sto bene, in realtà vi devo solo un favore per aver inviato la cavalleria sotto forma di avvocato con le palle. Ah, giusto, la sorella di Makoto. Caspita, se l'hai lavorata in fretta. Una scheggia, la prossima volta che i miei colleghi decidono di arrestarmi la chiamerò subito. Quindi, cosa sta facendo ora la cavalleria? Lavoro con i suoi superiori per toglierci un po' di pressione da addosso, almeno per ora, così possiamo fare la nostra mossa. Che mossa? Stai preparando un piano? Sì, voglio entrare in quella prigione e uscire con mia figlia e il resto della squadra. Questo non è un piano, è un suicidio. Ci sono ombre ovunque, se le attaccassi senza una persona, saresti spacciato. Quindi devo procurarmi anch'io una di queste persone. Non potete usare le vostre per fare piazza pulita. La mia persona non è specializzata nel combattimento, è più di supporto. Va bene, accetto qualsiasi supporto tu possa offrirmi. Capisci che potresti restare ucciso. Può anche darsi, ma Akane è mia figlia, morirei per lei senza pensarci due volte. Zenkichi. Comunque, se c'è in gioco la vita dei nostri cari, meglio agire che starci indietro a valutare i rischi. So che vale anche per voi. Ah. Sai cosa? Hai perfettamente ragione. Uniamo le forze e riportiamo indietro tutti quanti. Brava Futi. E anche bravo Zenkichi. Quindi, è palese che ora Zenkichi avrà un risveglio? Chi lo sa? Dai, siamo nella prigione della figlia, deve salvare tutti. È palese. Maledizione! Non si muove di un millimetro! E smettila, Skull! Stai solo sprecando energie! Sì, ma aspetta un'occasione migliore. Ah, va bene. Spero davvero che Oracle stia bene. Ma com'è possibile che si è salvata perché è inciampata, Cristo? Con un po' di fortuna ne sarà uscita illesa. Akane-chan, tu sei un monarca, ma perché? Chi può dirlo? Perché sta succedendo tutto questo? È una trappola? Eccomi qua. Non è ovvio? Sono qui per risvegliare i vostri cuori marci. Akane-chan! Voi, ladri fantasma, non fate altro che camuffare omicidi ed esaltare l'isteria di massa. No, non potete essere i veri ladri fantasma. Siete dei falsi nascosti dietro una maschera. Farò in modo di risvegliare personalmente i vostri cuori. Akane, non è vero! Non siamo noi cattivi qui! Non farti ingannare! Hai ragione, non sappiamo chi ti abbia detto cosa, ma siamo innocenti. Stronzate, non permetterò a nessuno di ingannarmi ancora. Non posso più fidarmi di nessuno, né della polizia, né di lui, né tantomeno di voi perdenti. Akane-chan! Ora scegliete, chi vuole essere prima a subire il risveglio del cuore? Che sorriso. Orca trovi Zenkichi. Ho visto qualcuno? No, sembra di no. Ma chissà, avrò visto male. Bravo!
Ti prego, dimmi che devo usarlo. Devo usarlo adesso senza combattere, no? Ti prego. Lo sapevo! Arrivano, dritti davanti a te. Nasconditi, è la fine. Ovviamente non posso fare il colpo veloce per nascondermi. Ma avrò visto male. Oracle. Missione fortuna di Zenkichi. Zenkichi non è in grado di affrontare le ombre. Devi raggiungere l'indicatore senza farti scoprire. Se ti scoprono sarà game over. Wow. I nemici non ti noteranno mentre ti nascondi. Osserva attentamente i loro movimenti e usa i ripari per procedere senza farti scoprire. Ovviamente non ho neanche il terzo occhio. Bene. Girati. E dai. Bravo. Ok, abbiamo la cavalleria grossa, i piccoli pezzi. Ma, cioè, non mi vedono letteralmente, anche se palesemente mi possono vedere? Cioè, scusami, come fa a non vedere? Merda! Che culo. E pensavo niente, ho pensato, basta. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto che dovevo cercare un'altra... via? No, Zenkichi! Ok, meno male. Meno male che non ci ha visto. Ok, aspettiamo che quella passa. Dai, come fanno a non vedermi? Non mi piace sta cosa. In molti altri casi, probabilmente, in qualsiasi altro gioco, ci avrebbero sgamatissimo. ricompensa ze... Là, eccola lì, già, siamo già arrivati. E ora vedi Ayakane. Ora scegliete chi vuole essere il primo a subire il risveglio del cuore. Non farlo, Akane! Oh, non detto! È riuscito a sfuggire alla polizia allora. Che ci fai qui? Ragazzi, siamo venuti ad aiutarvi. Oracle, non ci credo. Ben fatto, Oracle, sapevo saresti venuta. Tu sei Akane, giusto? Ferma tutto questo. Nessuno di loro ha fatto nulla di male. Possiamo parlarne se vuoi. Parlarne con te. Puoi anche andare al diavolo. Ti ho detto ciò che è successo un sacco di volte, ma tu non hai mosso un dito. Quindi non fare finta di essere un buon padre con me ora. Akane, per favore, ascoltami. Soltanto stavolta. Hai ragione, non sono riuscito a catturare chi ha tolto la vita a tua madre. Capisco perché non vuoi avere niente a che fare con un padre che ha incassato la perdita, piegando la tesa. Ma se non ti riprendi, perderemo anche te. Ora svegliati! Dici che non sei riuscito a catturarlo, eh? Sembra piuttosto che tu non abbia voluto. Quel mostro che ha ucciso la mamma, sapevi che era Owada? Owada? Cioè, Wada il deputato, uno dei membri degli elementi criminali che stiamo cercando. Accade proprio davanti a me. Wada investì la mamma senza neanche l'ombra di un rimorso. Lo dissi a te, alla polizia, a chiunque mi venisse in mente. Ma anche così, non fu arrestato. Perché? Perché gli è stato permesso di stroncare una vita innocente? La polizia non dovrebbe fare ciò che è giusto. Beh. Zenkichi, diglielo. Nijima, in questo momento Akane-chan non è solo arrabbiata. Da quando ha perso sua madre, confusa e consumata dalla frustrazione. Finché non le dirai la verità, continuerà a pensare questa scena nel suo cuore all'infinito. E se non farei nulla, non se la supererà mai.
dille la verità. Dopo la morte di tua madre, fui rimosso dal caso. Sostenevano che un membro della famiglia non potesse giudicare in modo imparziale. Poco dopo quel segretario si suicidò, lasciando un biglietto in cui diceva di essere il solo responsabile. Nessun altro volle contestarlo. Per la polizia era una prova concreta. Alla fine conclusero che il segretario era colpevole e lasciarono perdere. Per loro il caso era già chiuso. Akane, quando mi dicesti quello che era successo davvero, capii che quel biglietto era falso. Così iniziai subito una mia indagine. Ma qualsiasi prova trovassi veniva sempre cancellata in modo o nell'altro, prima che potessi mostrarla a qualcuno. Così ti sei arreso, no? Il tuo senso di giustizia non ti ha fatto arrivare poi così lontano. Akane, ho fatto una promessa da Oi. Quella di proteggerti, costi quel che costi. Cosa? In quel momento eri l'unica mia ragione di vita. Non volevo perdere un altro membro della famiglia. Così promise ad Oi che non avrei mai permesso che ti accadesse qualcosa, anche a costo della vita. Dire questo non cambia un bel niente. Un giorno mi arrivò una lettera di minacce. Diceva di interrompere la mia indagine, altrimenti mia figlia sarebbe morta. Cosa? Come hanno potuto? In quel momento ho capito che il male esiste davvero in questo mondo e che, alla fine, un uomo solo non è nulla di fronte alle forze dell'oscurità. Nonnetto, non perdonerò mai Owada, anche se non posso neanche sfiorarlo. Se non fosse per il mio attuale capo, starei ancora annegando nella disperazione. Ho deciso che avrei fatto qualsiasi cosa per aiutarla ad arrivare alla vetta, perché pensavo fosse l'unico modo per proteggere Akane e onorare la memoria di Aoi. Ero persino pronto ad usare tutti quanti voi per senza pensarci due volte. Zenkichi. Akane-chan, visto? Sentito quello che ha detto? Non è altro che un subdolo manipolatore. Per ottenere quello che vuole vi sfrutterà fino all'osso. Come puoi dire una cosa simile? Non capisci che ha cercato di tenerti al sicuro? Oh, so cosa ha cercato di fare, ma per farlo ha sacrificato i valori di un agente. Akane, se fossimo soltanto noi, capirei. Siamo una famiglia, anche la mamma sarebbe d'accordo. Ma il segretario che è morto allora, ti sei mai fermato a pensare a quello che sta pensando la sua famiglia? Non solo hanno perso una persona cara, ma anche la morte della mamma pende sulla loro testa. L'hai dimenticato? O hai forse scelto di dimenticarlo di proposito? Io non avevo idea che pensassi anche a loro. Sei proprio come quel farabutto che ha ucciso la mamma. Fingi che non sia successo nulla. Sono come Wada. Tu e la polizia ve ne siete seduti a girarvi i pollici, lasciando i cattivi a piede libero. Non potete salvare proprio nessuno. Ma io sì, sono l'unica a cui importa. Risveglierò il cuore di quel bastardo, così la mamma potrà riposare in pace. Sconfiggerò tutti i malvagi di questo mondo, fino all'ultimo. Akane-chan. È per questo che sei diventata un monarca. Perché ho sacrificato gli altri per proteggere ciò che era rimasto della mia famiglia. Mi sbagliavo, forse, fin dall'inizio. È questo, è tutta colpa mia. Sei così, per colpa mia. Eccolo qui! Zenkichi! È vero, ho usato chiunque potessi. Finché mia figlia era al sicuro, non mi importava della sofferenza degli altri. Che altro avrei dovuto fare? Stavo cercando di proteggere la mia famiglia. L'avrebbe fatto chiunque. Chiunque. Chiunque tranne un uomo giusto. Chi va là? Sicuro di non avere colpa? Chi è che mi parla? Sapevi quanto ti sarebbe costato abbandonare la caccia. Eppure sei fuggito dalla verità. Ti sei convinto fosse una cosa buona e giusta, con il nome di tua figlia che riecheggiava vacuo nelle tue labbra. Sei reo tanto quanto coloro che odi. Uno spregevole furfante, marcio fino al midollo. No, io... Hai barattato la giustizia che avevi costruito. Hai comprato la tua serenità e messo a tacere la colpa pagando un comodo prezzo. Ho i brividi, cazzo. Zenkichi. Zenkichi, cosa è successo? Riprenditi. Hai ragione, è tutto vero.
Ho permesso all'assassino di Aoi di passarla liscia e ho usato i ladri fantasma soltanto per il mio tornaconto. Sono marcio proprio tanto quanto quei criminali. Non ho alcun diritto di fare la predica da cane. Non l'ho mai avuto. Devi salvare cane! Baka Janei! Salvarla! Proprio così, Zenkichi, sveglia! Forse avrai anche messo da parte le tue emozioni, ma è stato per il bene della tua famiglia. L'hai fatto per proteggere Akane, la figlia che ami. Anche mia madre era così, lavorava duramente ogni giorno, facendo quello che per lei era giusto. Quindi smetti di dare la colpa a te stesso. Se proprio vuoi incolpare qualcuno, incolpa quei mostri che hanno fatto del male alla tua famiglia. Già, non perdere di vista il bersaglio. La tua devozione verso tua figlia è ciò che conta. Continuare a tormentarti non porterà a nulla. Ora scruta nel profondo del tuo cuore, trova il modo di andare avanti. Ragazzi. Sii forte, Zenkichi. Per favore, rialzati. È qualcosa che puoi fare solo tu. I veri nemici sono là fuori. Devi abbatterli per il bene di Akane. Avete ragione. La vera minaccia è ancora là fuori. Quelli che rovinano vite e fanno a pezzi famiglie senza pensarci due volte. Che stupido sono stato. Mia figlia mi dice come fare il mio lavoro. Poi questi marmocchi iniziano a farmi la predica. Non sarò un eroe di certo. Non merito nemmeno un premio. Ma almeno so cos'è che rende una persona malvagia. Al male importa solo di se stesso. È il segno di una persona pronta a rovinare il prossimo senza provare alcun rimorso. Non permetterò mai che gente del genere la passi liscia. Darò tutto me stesso per fermarla. Bello. Dai, è il momento, su. Finalmente scorgi la verità. Bellissimo che anche lui si risveglia. Che bello. Naru wa Nanji, Nanji wa Naru. Bellissimo! Bellissimo, che bello rivedere finalmente un nuovo risveglio. E quanto è Bloodborne tutto ciò. Porca troia. È tutto Bloodborne lui, guardalo, dalla testa ai piedi. È il momento della caccia. E anche con lo spadone, vabbè. Un saluto al passato. Ma che? Cosa è successo ai miei vestiti? Sto infine perdendo la testa. È un completo da ladro fantasma quello. E anche una persona. Guardalo con la Zweihand. Cosa state aspettando? Prendetelo. Fatemi vedere i comandi, per favore. Arrivano, Zenkichi, preparati! Prepararmi come? Ah, non importa, immagino che mi tocchi improvvisare. Ovviamente è palese che sia una persona oscura. Trova un equilibrio tra furore e risucchio vitale. Triangolo attiva furore di Wolf. È potente ma consuma HP. Consuma HP nel tempo. Quando disattivato, gli attacchi speciali permettono a Wolf di recuperare HP. Consulta il tutorial per altri dettagli. Wow! Vediamo. Ah no, usa. Vabbè, Megiddo allora. Credo
Attacchi caricati. Attacchi caricati come quelli di Ryuji. No, ho sbagliato, ok. Ma smettila. Disattivalo, perfetto. Aiuto, aiuto. Devo ricaricare un po' di punti vita. Ok, ok, va bene. Wow. Dove sei? Non scappare, devo risucchiarti i punti vita. Bellissimo, bello, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Ascolta, mia cane. Quei farabutti stanno sfruttando il tuo dolore e quello degli altri esseri umani per il bene. Prosciugano le vite di quelli intorno a loro, come parassiti, solo per il loro meschino tornaconto. Non lasciare che ti approfittino di te. Devi tornare a casa insieme a me. Dopo tutto questo, ancora non riesci a capire come la vedo. Non ti credo, non posso. Col potere in mio possesso, sono finalmente in grado di risvegliare il cuore dei cattivi. Che caruccetta però. Se non ti sta bene, allora vieni a prendermi. Ma ti avviso, risveglierò anche il tuo cuore prima che tu te ne accorga. Akane, non andare! È sparita, era una sorta di ologramma. Ah, maledizione. State bene, ragazzi. Noi sì, ma tu? Il tuo vestito? È da mausoleo, lo so, ma lascia stare. Pensiamo ad andare via da qui. Sembra sia chiusa elettricamente. Aspettate, ci metto un attimo. Ah, grazie, Oracle. Sapevo saresti venuta a salvarci. Ma certo, sono felice che state tutti bene. Ottimo lavoro. Ehi, potete sempre contare su di me. Siamo scampati a un oscuro destino. Già, credevo che sarei rimasta bloccata di nuovo in una prigione. Abbiamo saputo del tuo arresto. Ci siamo preoccupati da morire. Beh, grazie a voi sono fuori. Devo ringraziare in particolar modo tua sorella maggiore. Ben fatto, sorella. Sapevo che ce l'avresti fatta. Però, cavolo, nonnetto, mi è quasi venuto un colpo quando sei arrivato. Ehi, sono scioccato quanto te. E poi, cos'è quel cavaliere incatenato? Il ribelle che in te si è risvegliato. È il potere della tua persona. Ribelle, eh? Ehi, per me va bene, non ci capisco un bel niente, ma se mi aiuterà a combattere, accetto volentieri. Allora, sapete cosa significa, ragazzi? Gli serve un nome in codice ufficiale. Ah, sì. Oh, giusto. Quando indossate le maschere, vi chiamate sempre con nomi diversi. Allora potete chiamarmi Wolf. Tutti quei giorni trascorsi ad abbaiare a comando sono finiti. D'ora in poi solitario, no, le mie zanne faranno a pezzi il male. Mi piace. Già, è un bel modo di vederlo. Stai benissimo, Wolf. Va bene allora, benvenuto nei Ladri Fantasma. Non ci vuole poi così tanto, eh? Ora sei uno di noi. Benvenuto tra di noi. Grazie, è bello essere qui. Non per cambiare argomento, ma vorrei concentrarmi su Akane. E mi servi là l'aiuto di... aiuto! Ehi, nonetto, stai bene? Maledizione. Perché diavolo sono così esausto? Fa tutto parte del processo di risveglio della tua persona. È uno sforzo enorme per la tua psiche. Dovremmo ritornare al mondo reale e riposare. No, me la caverò. Akane viene prima di tutto. Sappiamo tutti cosa si prova. Ah, cavolo. Non possiamo fallire in questa missione se vogliamo salvare la vita di Akane-chan. Ritorniamo quando saremo in grado di combattere al meglio. Va bene, andiamo. Bello, Wolf, mi piace. Mi piace, non vedo l'ora di allenarlo.
Va bene, facciamo una piccola pausa. Aspetteremo che Zenkichi si riprende, poi ritorneremo nella prigione. Cavolo, sono patetico. Non volevo essere una palla al piede, ragazzi. Non preoccuparti. Ti devo un favore, Phoenix. Comunque, vedi di andarci piano. È qui che dobbiamo prenderci la rivincita. Prima però dovremmo riposare. Mi sa che è da ieri che non dormiamo. Già, persino io mi sento un po' intontito. Abbiamo riposato un po' per poter salvare Akane al meglio. Oh, ma guarda, la Venza. Un altro ancora ha visto risvegliarsi le fiamme della propria ribellione. Quest'uomo reca l'arcano dell'apostolo. Ma va? L'apostolo rappresenta l'equità e la compassione e affronta il cammino della vita seguendo tanto i suoi ideali quanto i precetti della legge. L'aver incontrato tutti voi l'ha liberato dalle catene che lo imprigionavano. E tu meriti una menzione speciale. Possiedi l'abilità straordinaria di toccare i cuori delle persone. Zenkichi ha fatto tutto da sé. Forse la tua modestia è il motivo del rispetto che tanti provano nei tuoi confronti. Ora, ti ho portato qui per informarti riguardo a un nuovo metodo di esecuzione. Yes! Il suo scopo è rafforzare le tue persone. Sebbene questo metodo non crei persone nuove, ti permetterà di rafforzare quelle che sono già in tuo possesso. Potenzia statistica persona. Oh! Questo è buono, è un potenziamento mirato dove serve. Una persona è specializzata nell'attacco fisico, potenzia attacco fisico. Per favore, usa questo potere nella tua missione per salvare quella ragazza innocente. I discorsi con la Venza sono sempre molto ristretti.